visto che cosa sta succedendo, quindi questo spiega anche perché delle volte, diciamo così, raccontare delle cose, per esempio c'è la scopertura di organico da tutte le parti, può diventare un alibi che consente una deresponsabilizzazione rispetto alle sfide che ciascuno ha di fronte. Quindi grazie anche da questo punto di vista, perché credo che un'analisi più attenta di come sono composti, di come si compongono alcuni fenomeni, di come si compone la reputazione di un paese sia un dato assolutamente fondamentale. Noi abbiamo migliorato sul fronte della litigiosità, anche se sappiamo gli indicatori che vengono da altri paesi ci dicono esattamente questo, che è proprio di una di questa fase storica post crisi un aumento della litigiosità di tutte le economie comparabili con la nostra. Noi abbiamo diminuito, e anche qui, siccome diciamo riconoscere dei progressi che tra l'altro non sono progressi del governo ma sono progressi del paese e sono la conseguenza di un lavoro di una squadra ampia che spesso è composta da persone che hanno idee e anche collocazioni politiche completamente diverse, riconoscerlo però appunto mette in discussione quelle rendite, e così si sviluppano dei generi letterari. Allora, il primo è questo: io mi sono sentito dire in Parlamento che l'abbattimento del numero delle cause che pendono di fronte ai tribunali è frutto di una diminuzione dell'accessibilità alla giustizia da parte dei cittadini, perché la teoria sarebbe questa: noi avremmo un costo di accesso alla giustizia spropositato, il che, grazie alla dottoressa che l'ho sottolineato, non corrisponde al vero. Noi abbiamo un costo di accesso alla giustizia che è inferiore alla media dei paesi europei. Anche paesi europei che hanno un reddito medio più basso del nostro hanno costi di accesso più significativi del nostro. Non mi riferisco soltanto alla Germania, mi riferisco anche a diversi paesi dell'est. Quindi la deflazione non è stata raggiunta attraverso un aumento dei costi di accesso alla giustizia. Anzi, seguendo questa logica, e c'è chi lo fa, la performance migliore della nostra giurisdizione si sarebbe realizzata appunto quando abbiamo raggiunto i 6 milioni di cause pendenti. E anzi, portando all'estrema conseguenza questo ragionamento, e c'è chi lo fa, il modello di giurisdizione sarebbe quello della Federazione Russa. Ora, siccome molti guardano la Federazione Russa come un faro anche dal punto di vista politico più generale, non è escluso, diciamo, che in qualche modo qualcuno pensi effettivamente che quella è un modello di giurisdizione. Io francamente non lo penso. L'altro aspetto di questo racconto è una cosa che anche lei, direttore Fontana, ha ripreso e dice: ma come se, diciamo, facessimo i furbetti, ma avete messo insieme le mele con le pere, perché si riducono le cause, sì, c'è un miglioramento dei tempi del processo, ma avete messo insieme procedimenti tra loro diversi, ma sono gli stessi indici che registravano i numeri dai quali siamo partiti, non è che abbiamo cambiato i termini, e sono gli indici con i quali il Ministero della Giustizia misura i tempi del processo da quando ha cominciato a fare questo tipo di statistiche. Ecco, io credo che questi miglioramenti, lo è stato in qualche modo detto, si debbano a tre fattori che io credo debbano essere sottolineati: lo sviluppo di forme alternative di risoluzione del processo, e in questo senso devo dire anche un'evoluzione culturale da parte dell'avvocatura, che ha iniziato a comprendere che può essere soggetto della composizione e della prevenzione del